E dovremmo essere in diretta. Buonasera a tutti. Stasera puntata serale del format Un tuffo nel cinema. Io non vedo l'ora di presentarvi l'ospite di oggi, che già conoscerete, però ovviamente aspettiamo che si connetta qualche persona. Ho visto che il post nelle ultime ore è stato pubblicizzato, quindi mi fa molto piacere. Io vi esorto, come al solito, a farvi vivi nella sezione commenti, scrivete da dove ci state guardando, chi siete. Ricordiamo che alla fine delle mie domande potrete anche voi fare le domande all'ospite di oggi, selezioneremo le migliori e potremo rispondere alle vostre curiosità. Giusto qualche secondo per vedere, vedo che la gente si sta connettendo e poi tra poco presenterò l'ospite. Sono molto emozionato, devo dire la verità, perché l'ospite di oggi è un ospite per me molto, molto, molto importante. Chi mi conosce sa che io sono cresciuto con Pinocchio e quindi poter intervistare il vero Pinocchio, il protagonista del Pinocchio di Comencini, il grande Andrea Balestri, per me è un onore. Intanto già arrivano dei commenti, vediamo Sebi SS che ci dice buonasera, un saluto da Siracusa, un saluto a te carissimo, Jack Barton, immancabile, che ci dice ciao Paolo e un grande saluto ad Andrea Balestri. Ecco, quindi siccome abbiamo nominato più volte Andrea Balestri, io direi che possiamo presentarlo, quindi ripeto per l'ultima volta che alla fine leggeremo anche le vostre domande. Se volete avere la certezza che la vostra domanda venga letta, potrete anche utilizzare la pratica funzione Super Chat che vi permetterà anche di sostenere il canale, altrimenti sceglieremo noi poi alla fine. Detto ciò, è arrivato il momento di presentare l'ospite di oggi. Intanto c'è anche il mio babbo che commenta: salutami Pinocchio. Ora tu lo saluti te, babbo. Ora lo presento. C'è proprio Pinocchio quello vero, e quindi direi che è arrivato il momento di farlo entrare in video. Ciao Paolino, ciao Paolo, un saluto a te e a tutti i tuoi seguaci, diciamo così. Come va? Come va? Allora, Buttavoci gli babbo. occhiali perché ad una certa età ci vuole un po' gli occhiali, sai? Senti, va benissimo, cioè io già vederti qua, tutta la tua simpatia, la tua forza, cioè poi con Pinocchio accanto, cioè mi dicevi nel pre-live che non è proprio il Pinocchio di Comencini utilizzato nel film, però in parte qualcosa è. Eh sì, lo vedi, dice un po' di bugie perché c'ha il naso lungo, sto Pinocchio. Comunque, infatti, è diciamo una ricostruzione fatta da ciò che rimaneva del Pinocchio del 1971. Ho capito, ho capito. Senti, sei pronto per questa intervista? Io ti direi di lasciarlo lì, Pinocchio, perché è bellissimo accanto a te. I due Sono Pinocchio. pronto, sono pronto e carico. Senti un po', nemmeno Perfetto. si toccasse al milionario. Esatto. Allora, io direi di partire con la prima domanda e ovviamente subito ci gettiamo a capofitto nel mondo magico di quello sceneggiato televisivo Rai che nel 1972 tenne chissà quante persone incollate alla TV, che poi è stato rieditato anche per il cinema in una versione da 2 ore. Ricordiamo che l'originale che si trova in DVD, ecco qua, dura 5 ore, ve lo consiglio a tutti, questo DVD fantastico, però c'è Doppio, anche doppio, doppio DVD, è infatti sono doppio. due DVD, se no c'è la versione cinematografica da 2 ore che secondo me è inferiore, dovete vederlo in originale assolutamente. E quindi io come prima cosa chiederei ad Andrea che bambino era Andrea Balestri prima di essere scelto per interpretare Pinocchio. Hai tutto il tempo che vuoi, Andrea. Beh, Andrea era un bimbo molto vivace. In Toscana si dice aveva l'argento vivo addosso, non stavo mai fermo. La mia mamma, insomma, l'ho fatta un po' ammattire perché ero vivace, ero energico, ero, diciamo, ero Pinocchio, ecco, ero Pinocchio da adulto, da bambino, scusami. Pensate, quindi già eri un Pinocchietto prima di essere scelto nella serie di Comencini. Senti. Ma sai, negli anni 71 i bambini, diciamo, erano un po' più tranquilli, no? Voglio dire, di oggi. E magari capitava uno su 10 un po' più vispo, e si vede quell'uno su 10 ero io. Ho capito, ho capito. Io ogni volta che rivedo Pinocchio mi ci rivedo tantissimo perché io sono toscano come te, anch'io da bambina ero una peste incredibile.
Pinocchio mi ha insegnato molto, ovviamente, perché, come ben sappiamo, oltre ad essere un film, anche proprio il romanzo di Collodi è un romanzo di formazione che poi Comencini ha saputo trasportare in pellicola nel migliore dei modi, regalandoci un'esperienza indimenticabile. Quindi, se te eri un bambino con l'argento vivo addosso, io mi chiedo, ma questo bambino con l'argento vivo addosso, com'è riuscito ad ottenere il ruolo da protagonista? E cosa hai pensato quando sei stato selezionato? Cioè, io mi immagino te che vivi la vita di tutti i giorni e poi da un giorno all'altro, Certo, cosa è successo? io uscivo da scuola, arrivavo a casa, mangiavo, dopo mezz'ora ero giù a giocare a pallone, a giocare con i miei amici nei campi a piedi scalzi e niente. Nulla è successo che Comencini già nel 1963 aveva intenzione di girare Pinocchio, poi accantonò la cosa. Quando poi con Susi Cecco d'Amico decisero di intraprendere questa avventura perché il difficile per loro era come riuscire a un burattino di legno, farlo bere, farlo correre, farlo parlare, capito? Allora Comencini venne l'idea di dire: prendiamo un bambino. Te sai, come mi hai detto, che Carlo Collodi è toscano, giusto? Vicino Pescia, Collodi. E Comencini voleva un bambino toscano, sicché mandò due fotografi, due giornalisti, due fotografi nelle scuole elementari della Toscana a fare delle foto ai bambini, diciamo, dalla prima alla quinta, no? Praticamente ci mettevano seduti, ci facevano una foto e poi andavano via. Non ci dissero per cosa, per niente. Te fai conto che Comencini ha visionato la bellezza di più di 3.000 fotografie. Mamma mia. 3.000 fotografie di bambini. E lui l'aveva già in mente, magari, il suo bambino, perché lo voleva magro, e io, guarda, ti giuro, ero così, mi guarda ora, è magro, biondo, vispo, magari con l'occhio un po' chiaro, sicché magari quelli un po' cicciottellini, quelli mori, li scartava, morale della favola, fra Tira e Lalla, siamo rimasti in sette, tre pisani, due livornesi e due fiorentini. Questi sette bambini, l'ultimo provino fu a Roma, nei centri cinematografici della San Paolo Film, dove praticamente Comencini a questi sette bambini chiese che aveva il coraggio con un martello di rompere un quadro su una parete. Io fui il primo a dire: sì, io ce l'ho. Comencini mi guardò e mi disse: non ci credo. E io disse: non ci credi? Io lo rompo il quadro. E lui disse: no, non ci credo. Io feci in tempo a finire la parola, presi il martello, tirai questo martello, becca il quadro si ruppe perché era di vetro. Comencini si incavolò a bestia, fece: ma cosa hai fatto? Ma l'hai rotto davvero? Ma quello è un quadro che costa tanti soldi, no? Disse: ora me lo devi ripagare. E io, per risposta, subito lo guardai e gli dissi: Gaudè, me l'hai detto te di rompere, non ti ripago nulla. Che bellezza, mamma, proprio con il Ecco, mi pisano. mandò via, Paolo, mi mandò via un po' incavolato. Io a mio papà dissi: papà, andiamo via, mio papà, vai, ne hai combinata un'altra. Mi dette anche uno scappellotto, pensa, perché lo sapeva che ero vivace, capito? Dopo poi 2 mesi arrivarono gli addetti di Comencini a casa da mio padre, da mio papà, dalla mia mamma, a dire che ero stato scelto per girare questo film. Che Ecco. bellezza. Io ti dico l'età, quando mi dissero che dovevo girare questo film, onestamente, visto un bimbo di 7 anni, non ti rendi conto di cos'è. L'unica cosa che mi scocciava è che mi avevano detto che dovevo andare a Roma, nella capitale, nella grande città, e dovevo stare a Roma dal lunedì al venerdì. E io dico: mi metto i 7 anni, devo lasciare la mia mamma, i miei fratelli. E mio papà disse: ma ci sono io con te, no? Perché da lunedì al venerdì. E non ero tanto contento, ti dico la verità, però accettai la decisione, tutto lì. Pensate, che già questo è un aneddoto fantastico, cioè il provino con Comencini che ti ha messo alla prova e te subito, proprio da piccola peste com'eri, sei riuscito a entrare nelle sue grazie. Quindi, caspita, immagino anche quanto sia stato difficile per un bambino davvero lasciare tutto, tutto e ritrovarsi in un mondo anche dove, Che non insomma, era il suo, che non era il suo, infatti. con grandi Comunque, attori. ti spiegherò che l'impatto, fortunatamente, Comencini, da grandissima persona che era, riuscì a farmi, diciamo, attenuare un po' l'impatto, no? Perché mi ricordo la prima scena che mi fecero girare fu quella dove io schizzo Manfredi dalla fontanella. E te ti puoi immaginare, per un bimbo discolo, un bimbo vivace, fare
bagnare un uomo adulto con lo schizzettino della fontanella, per me era un gioco, capito? E Certo. lì rompi, diciamo, il ghiaccio, e fu furbo come Incini a non farmi pesare, ecco, questo distacco, ecco. Che bellezza, ma infatti io come terza domanda ti chiedo subito com'è Ah. stato recitare con grandi attori come Manfredi, la Lollobrigida, Franca e Ciccio, ricordiamo, e poi i nomi potrebbero essere tantissimi, diretto da un maestro come Comencini. Eri emozionato e soprattutto si era creato un bel rapporto col cast, perché come ti dicevo in pre-live, io l'unica cosa che sapevo leggendo una tua vecchia intervista è che con la Lollobrigida forse c'era qualche contrasto, però se ci vuoi dire qualcosa io sono molto curioso di Allora, sapere. posso dire a te e ai tuoi ascoltatori che con Manfredi era uno zio, diciamo, era come ti posso dire, un aiuto, un bambino per giocare, cioè un amico su cui giocare, capito? Certo. Franco Franchi e Ciccio Grassia, due persone speciali, Manfredi troppo speciale. Che ti posso dire, Comencini, dico questo, Comencini per me sul set è stato più babbo che regista, perché era una persona che riusciva a capirmi quando sbagliavo, gli altri magari si incavolavano, mi gridavano, lui mi prendeva con le coccole, insomma c'è stato un affetto grandissimo fra me e Comencini, gli ho voluto un bene dell'anima, tutt'oggi quando ne parlo mi viene un po' di emozione, perché quando ha voluto bene a una persona così, che cioè ti ha fatto del bene, ti ha fatto capire tante cose, non te la dimentichi facilmente. La Lollobrigida, ah, c'è stata anche Vittorio De Sica, che vabbè, Certo. ho avuto una scenetta sola con lui. La Lollobrigida, ecco, con la Lollobrigida, la signora Lollobrigida, io la chiamo la signora Lollobrigida, lei, vedi, quando noi giravamo le scene, e c'era Lollobrigida, le costumiste, i macchinisti, cioè avevano un'attenzione in più per Andrea che per la Lollo, ma non perché Andrea era Pinocchio, perché Andrea era un bambino. Certo. Avevo 7 anni e mezzo, ero lontano dalla mia mamma, dai miei fratelli, e loro, specialmente chi aveva figlioli, la Lollo non aveva figlioli a quel tempo, sicché non sa cosa vuol dire l'amore materno, capito? E loro magari riuscivano a capire che Andrea, come hai detto te prima, è stato preso da un rione dove all'1:30 usciva di casa, giocava a pallone fino alla sera alle 7 su campi, e buttato in un mondo che non era il suo, il mondo degli attori, il mondo dove si davano del lei, dove portavano tanto, io davo del tu a tutti, a Manfredi, a Comencini, a Franco Franchi, capito? E lei questa cosa, secondo me, un po' come poi è stato scritto nei giornali, gli deve avere un po' roso il... Ci siamo capiti, capito? Il sedere Poi, sul vabbè, poi abbiamo avuto, diciamo, uno scontro, ora esagero, però abbiamo avuto, te fai conto che noi dovevamo fare, te lo racconto brevemente, non so quanto tempo abbiamo. No, Andrea, hai tutto il tempo che vuoi, parla pure a ruota libera. Fai conto che noi ci avevano chiamato per fare cioè delle fotografie per un giornale, no? Per il lancio su un giornale. Sicché ci avevano dato l'appuntamento per le 8 in una villa bellissima con un bellissimo parco per fare le foto io e la Lollo, perché Pinocchio la fatina. Io prima dell'8 ero lì, all'8 praticamente pronto col mio vestitino di balla. Mi ricordo il periodo che era, ma non era certo estate, perché noi abbiamo iniziato a girare aprile, era un po' freddino, ora non voglio dire, però mentre a Lollo non c'era, sicché te fai conto, c'era 10-12 fotografi tutti pronti, no, per fare questo lancio pubblicitario, non è come ora, prima gente, oggi chi più ne ha più ne mette, i giornali andavano così. Niente, la Lollo 8, 8:30 non si presentò, e allora qualche fotografo ebbe, diciamo, l'idea di dire: Andrea, intanto facciamo due foto a te, così appena arriva la Lollo si fa le foto anche con lei, e belle fatte. Vabbè, sché Andrea si mette lì accanto all'albero, seduto in terra, alle 9, 9 e un quarto arrivò la signora Lollo con il suo macchinone, arrivò e andò nel suo camerino. Vabbè, 10 minuti, un quarto d'ora, uscì fuori, non ti dico a che ora, perché te se no non ci credi. Comunque, molto tanto tempo dopo che io ero lì, ero già lì, capito?
e avevo già fatto tante foto. Che lei arrivò, mi venne incontro, mi allungò la mano, mi disse: vieni bambino, facciamo queste foto. Io feci per allungare la mano, a un certo punto tal la ritirai, gli disse: io con te le foto non ce le faccio più. Come non ce le fai? No, e lui rispose, gli disse: no, io è dall'otto che sono qui, dovevi venire anche te all'otto, io sono stufo, freddo, voglio più andarmene. Ma te qui, insomma, andò un po' di fuori, no? Perché non si aspettava, magari. E mi disse: ma li mortacci tu, Adeni, una parolaccia così. E io in toscano gli offesi la mamma, che Ecco, risposta. ho Non ti capito. dico cosa gli dissi perché Però non è bellissimo, però posso presagire. lei mi disse: rimortacci tu, e gli disse la della tua mamma, è bimba, e scusa, te la sei cercata, oh Paolo, no? Cioè, Andrea, cioè, Che vai a dire? mi fai Che capire. vai a un bimbo a dargli rimortacci, dai. E lei quando si sentì offendere così, fece per darmi uno schiaffo, accanto a me c'era mio babbo, gli fermò la mano, gli disse: fermo, il bimbo non si tocca, no? Gli dette una spintarella che cascò per terra, tutti i fotografi intorno. Signora Lollobrigida, cosa? Mio babbo mi dette prima un pedatone nel culo e mi portò via. Ti fai conto che a distanza 7-8 metri, io mi fermai, mio babbo mi disse: che fai? Io guardai dietro, la Lollo era sempre sdraiata in terra, presi un sasso e glielo tirai. Io Sì, gli tirai un sasso, presi un sasso, fiume, gli tirai. Non la beccai. Sfortunatamente, anche se lei dice in un'intervista che la becca in testa, ma io non credo. Comunque, e da lì lei il giorno dopo andò subito da Comincini a dire che io ero un pestifero, ero un mezzo delinquente. Gli disse: questo bambino te lo devi mandare via, devi mandare via questo qui. E Comincini, per tutta risposta, la guardò e gli disse: signora Lollobrigida, io il mio Pinocchio l'ho trovato, la fatina non lo so, decida, capito? mamma E da mia! lì c'è stata, sì, poi c'è stata una scena che la dovevo chiamare mamma, io mamma, infatti non l'ho, mi sono piccato quando mi dà il confetto, no? Io gli Zuccherino. dovevo dire: voglio bene mamma, invece cominci a dire: no, io mamma. Vabbè, poi c'è un altro argomento, un'altra storia, un altro. Ma guarda Andrea, cioè, è veramente, cioè, questi sono degli aneddoti bellissimi. Ovviamente mi dispiace che ci sia stato un po' di diatriba fra Aneddoti te. che ti sto raccontando, mi raccomando, l'assegno mandalo bello grosso, eh? Sì, assolutamente sì. Per ogni aneddoto l'assegno è sempre più grosso. No, Sì. ovviamente, quindi mi fai già capire che comunque, anche se eri entrato in questo mondo che non ti apparteneva, da bravo attore hai saputo continuare a lavorare nonostante la divergenza tra di voi. Sì, era dura perché ti fai conto che nella scena della tomba della fatina, ti ricordi? Quella dove piange. Per quella scena lì, io sono stato più di 2 ore per fare quel pezzettino perché non volevo piangere sulla tomba. Comincini provò con la cipolla negli occhi, provò col collirio, niente. Io gli dissi: se levi la foto di quella signora da lì, io ci piango. Ti ricordi, nella tomba c'era la foto della Lollo, no? Sì. Togli la foto della signora Lollo Brigida, io ci piango. E lui mi disse: non si può togliere la foto, Andrea, perché la tomba rappresenta la fatina. E io non ci piango. Lui mi disse: io venerdì, perché io da lunedì, il venerdì sera partivo da Roma e venivo a Pisa da mia mamma e i miei fratelli, poi tornavo la domenica a Roma. Poi anche questa, cioè, vabbè. E mi disse: io venerdì non ti mando a Pisa. E lui disse: a me non mi importa, sto a Roma, che me ne frega, no? Fatto sta, dopo 20 minuti che lui insisteva, dava il ciak, dopo 2 ore e un quarto, 2 ore e mezzo, che la troupe si stava insomma un po' stufando perché non volevo piangere, il mio babbo venne lì, mi dette uno schiaffo, io cominciai a piangere e girai la scena. Però ti dirò qui, quando piango sulla tomba, siccome a quel tempo esisteva il doppiaggio, no? Io non gli dico quello che sentite tutti nel film. Che dite, povera fatina, ti sei morta e crepacuore, no? No, ma lì mentre giravo, gli ho detto: bene, sono contento che sei morta, Ma capito? pensa te, ma se si potesse vedere il dietro le quinte in video, perché noi vediamo il film e notiamo Pinocchio e la fatina così uniti, e poi invece dietro purtroppo ci sono state queste discussioni tra di voi, però quello che mi dispiace, sai cos'è, caro Andrea? Che ovviamente la Lollobrigida si è ovviamente una grande artista, ha voluto comportarsi da diva, questo ovviamente si sa che i grandi divi lo
fanno, però di fronte ad un bambino, io almeno nel corso degli anni avrei sperato che ne so, con il successo del film, sia in TV, sia la versione cinematografica, si potesse riavvicinare un po' a te, invece non è mai successo. Paolo, io ti dico che per più di una volta la Rai e altre trasmissioni mi avevano invitato alla trasmissione che facevano con la Lollo. Sì. Io le ho sempre detto a chi mi chiamava: ascoltate, sentite prima la Lollo e poi mi informate. Dopo due o tre giorni mi dicevano che no, vabbè, si rimanderà questa puntata, perché la Lollo non voleva venire, se c'ero io. Ma pensa. E tuttora, io sono stato da Chiambretti, vabbè, lasciamo perdere. Comunque, vabbè. Che è mai successo di rincontrarla negli anni dopo Pinocchio? Non c'è mai stato proprio verso... No, anche perché se lei sa che io sono da una parte... fa il giro delle sette chiese. Lei ha sempre detto che per lei era un bambino maleducato, delinquente, pestifero. È andata, vabbè, una volta lasciò una dichiarazione a un giornale dove diceva che io per girare delle scene volevo sempre 1.000 lire darmi babbo, no? E io tramite quei giornali gli risposi che non era carino inventare delle cose, delle persone, oltretutto le persone non ci sono più, mio babbo non c'è più, non si può le difendere, capito? Certo. Però lei non ha controbattuto, cioè lei poi si è inventata, diciamo, delle cose che su di me, vabbè, lasciamo perdere. Comunque, chi più ne ha più ne adoperi, caro Paolino. E hai ragione, guarda, io ti ringrazio per la schiettezza e la sincerità con cui mi stai raccontando di cuore questi aneddoti e posso solo dire che mi piacerebbe ascoltarti per altre ore. Spero che da qui al corso delle prossime domande tu abbia tanti aneddoti, magari anche piacevoli, perché ora purtroppo siamo entrati in una zona un po' di discussione, però No, non ti però preoccupare. se io ti dovessi chiedere quali sono i Sì. ricordi più, alcuni me li hai già detti, però più e meno piacevoli della lavorazione. Io ti faccio un esempio: quando guardo Pinocchio noto che ci sono delle scene per me, a parte sulle scene difficili ci arriviamo dopo, però tipo un Pinocchio che cammina a piedi scalzi sotto la pioggia, sui sassi, sui legni, cioè ci sono stati dei momenti anche, suppongo, difficoltosi, oppure me li potrai dire te, quali sono i ricordi che più ti hanno colpito fra le scene girate, oppure anche sul set? Dimmi un po' te. Ma io, senti, ti dico la verità, io camminavo scalzo tante volte, alcune volte c'avevo tipo delle solettine color carne che mi venivano poi incerottate al piede, però non ho mai trovato difficoltà nel girare le scene, anche quelle magari dove magari al telespettatore diceva: porca miseria, ma non si fa male. Anche quando, per esempio, ero dalla fatina che la pregavo e c'era l'acquazzone, cioè io mi divertivo. Ho Se capito. te vedi la scena sotto, quando vado a chiedere il pane all'ometto che si affaccia, E ti rovescia l'acqua. bravo, io lì, se lo vedi, c'ho un mezzo sorriso. Sì. Come giri quella scena? Dovete fare due o tre volte, perché io mi mettevo a ridere, cioè io mi divertivo, ero un bimbo di 7 anni e mezzo. I grandi mi rincorrevano, il pescatore non mi agguantava, quello dell'uva dovevo scappare sotto, cioè per me. Ti posso dire che è stato un gioco, un divertimento. Poi, naturale, ci sono magari alcune scene dove, tipo quando dovevamo girare di notte all'osteria del Gambero Rosso, Sì. lì, ti dico la verità, ero un po' annoiato perché si girava alle 3 di notte, e per un bimbo di 8 anni, insomma, 7 anni e mezzo, 8, non era carino. Avevamo delle roulotte, capito? Si era un po', come si dice, no, arrabbiato, però non ero felice. Come? Frastornato dalla situazione un po'. Ma no, frastornato, ero quando uno è contrario, via, ero un po' infastidito, ecco, da questa cosa, capito? Perché magari, hai visto, alle 3 di notte volevo stare a letto, capito? E invece magari mi venivano a prendere alle 10, mi portavano lì, dovevo aspettare. Cioè, ci sono stati alcuni momenti un po' così, però, diciamo, un 2%. Ci sono stati momenti un po' così, e un 98% mi sono divertito con un maschio, Che Paolo. poi io mi immagino anche girare le scene con Frank e Ciccio. Io sono cresciuto con i film con Frank e Ciccio e mi immagino anche il divertimento che poi, cioè, loro nella vita com'erano? Erano come sul set oppure erano più riservati?
No, no, no. Allora, Paolo, ti posso garantire, ti fai conto che la scena dell'osteria, quella che ti ho detto ora, che praticamente Franco e Ciccio si mangiano tutto, no? Che siamo lì all'osteria a mangiare. Ti fai conto che quella scena lì è stata veramente girata di notte. E quando io mi addormentai sul serio. Comincini fece la scena che dormivo davvero, Ah, ti pensa. giuro. Per arrivare a quell'ora lì, però, io nella roulotte mi addormentavo, sicché Comincini, mentre preparava i fari, le rotaie per la telecamera, era un po' preoccupato, sicché gli disse a Franco e Ciccio di andare da me e tenermi sveglio in qualche modo. Sicché venne prima Ciccio, Grassia, io ero nella mia roulotte con mio babbo che mi faceva sveglia, Andrea, sì, babbo, sì, ero sì, poi dè. E Ciccio cominciò, Andrea, insomma, a raccontarmi delle favole, delle cose. Poi uscì e fece a Franco, vai te perché a me non mi riesce a svegliarlo, sto ragazzino. Entro, Franco Franchi, e la prima cosa che mi insegnò, sai la scureggetta, guarda un po', ti riesce, proprio, sì che è un bambino di 7 anni e mezzo, Dio, cos'è? E provavo, no? E poi disse, guarda, ora ti insegno un gioco, il gioco delle 9 carte, però fai attenzione, mi ricordo. Praticamente mi mise 9 carte coperte a cerchio e poi mi fece vedere che contando 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, praticamente 8 si scoprivano, una rimaneva coperta. Sicché ha detto, mi metto, cioè, si aguzza un attimino, dice, provavo, non mi riuscivo, come riesce, mi riesce, e lì mi teneva sveglio. Infatti, vieni, mi disse, ora ti insegno il trucco, poi stai su, cosa guardi? Poi mi disse, poi chiami a uno quelli della troupe, gli fai scommettere 50-100 lire e vedrai che così. E io mi ingegnai. Insomma, Paolo, lo sai che arrivare alle 3 bello sveglio e guadagnare, mi sembra, 7-8 mila lire con quel Pensa a giochino te, lì? mamma mia, che bellezza, Solo caspita. Franco, Franco e Ciccio Grassia, ragazzi, erano troppo. Ma anche quando si era a Farnese, che c'era un caldo, si era di luglio, un caldo e si moriva. E c'era l'ombrellone, mi ricordo che Ciccio Grassia mi faceva spazio per farmi stare sotto l'ombrellone. Cioè, guarda, ti posso garantire che sono stati con me tutti, ma anche quelli della troupe. C'avevo l'autista Aurelio, mi ricordo, anche lui ogni 3x2 veniva, Andrea, bisogna di qualcosa. Cioè, ma non perché io ero, perché ero un bimbo, capito Paolo? Ero un Certo, bimbo. certo. Ma io mi immagino anche la scena degli assassini sia stata una scena particolare da fare, eh. E quindi. Anche quella lì, io ti dico la verità, perché vedi, a un certo punto poi io esco, vado verso il ponte laggiù, era notte, e siccome lì c'era, diciamo, in aperta campagna, io ho paura. E Allora aspetta, infatti, guarda che cambio la domanda. Quindi la scena che più ti sei divertito a girare è quella invece più difficile. Ritorniamo agli assassini, quindi avevi paura, era notte, scusami, ti ho interrotto. era notte, sicché io dovevo praticamente cominciare, mi disse che io dovevo correre e andare dove c'era la stradina, e io gli dissi, ma lì è buio, qui è. E Franco Franchi disse, Andrea, non ti preoccupare, si mise dietro le siepi che costeggiavano e mi disse, ci sono io qui dietro, non ti preoccupare, ti chiamo io. Infatti, mentre andavo laggiù, sentivo la sua voce che mi diceva, vieni Andrea, vieni, ci sono io, e mi rassicurai, capito? Che La più bello. divertente, ascolta, la più divertente, te l'ho detto prima, cioè io mi divertivo tutte. Diciamo che c'è stata una che mi è un po' più piaciuta delle altre, ma tutte sono state. Quando montiamo sul ciuchino, Ok. monta sul ciuchino perché mi sembrava di essere a cavallo, pensa un po', perché hai visto, ero un po' piccinino, no? Sul ciuchino era bello alto, e poi con l'uscignolo si rideva, si scherzava, su questo suino, ah, vai, vai! Prima di girare le scene gli si rompeva. Sì, sono state, diciamo, queste scene. La scena poi quella più veramente emozionante, che ti posso dire, e ti spiego anche il perché, che non tanto per me, Manfredi, magari che lì per lì si girava, ma perché era fuori. La scena di quando siamo sulla bocca della balena, che ci si abbraccia, si monta sul tonno e si viene via. Te Bello, la ricordi? me la E lo ricordo. sai perché quella scena, ti dico, è stata la più emozionante di tutto il film, secondo me? Sì? Perché quando noi abbiamo girato la scena, finita la scena, finita la scena, la troupe, così, boh, incominciarono, dice, ci fecero l'applauso, capito? Perché era venuta bene e si erano commossi. Che bello.
Che poi quella scena lì è anche bellissima da vedere, perché poi poco dopo parte proprio la canzone cantata da Manfredo. E poi parte proprio la canzone cantata da lui, come triste l'uomo Quella solo. alla fine, sì, che si Sì. guarda nello specchio Che ogni bellezza. giorno un po' più vecchio che non sa con chi parlare. Eh Esatto, sì, esatto. caro Paolo. E siamo giunti alla sesta domanda. Un po' a questa mi hai già risposto, però te la faccio lo stesso e ti chiedo come si svolgevano le giornate sul set. Erano orari accessibili oppure era faticoso, specialmente per un bambino? Te mi hai già detto che alcune scene erano di notte, che dal lunedì al venerdì dovevi stare a Roma. Quindi, Allora, come erano questi momenti? non era come lavorare in ufficio, che timbri alle 9 e esci alle 5. Te fai conto che noi a Farnese, Comencini, per dirti, voleva una scena con la nuvola, ci si piazzava tutti, finché non passava la nuvola, non giravi. Io ho girato alle 3 di notte, alle 6 di mattina. Ti ricordi la scena degli assassini alla fontana che... Io vedo i cosi bianchi, no? Dei fantasmi, scappo. Lì era alle 5 e mezzo di mattina, 5, 5 e mezzo. Non c'era orario. Secondo la scena, secondo la sceneggiatura, Andrea si alzava e andava a girare, ok? Aspetta, erano orari. Poi la mia giornata, praticamente, quando giravo di giorno, io tutti i giorni avevo per 2 ore giornaliere, un po' la mattina, un po' il pomeriggio, la maestra. Perché io ho continuato ad andare a scuola Certo. libero. La maestra mi prendeva un'oretta, mi faceva fare la lezione, poi nel pomeriggio mi riprendeva, mi faceva fare. Io il venerdì, quando arrivavo a casa, il sabato mattina andavo dalla mia maestra Antonietta Nepi, che gli ho voluto un bene dell'anima perché è stata una mamma anche lei, ti posso garantire, e riportavo la lezione che ho fatto durante la settimana e lei mi dava altra lezione da fare la settimana che era a Roma. Capito. Poi io fai conto, dal lunedì al venerdì col mio babbo noi si stava in albergo, si dormiva, si mangiava in albergo. Il venerdì sera alle 8 avevo il treno Roma-Pisa, che a quel tempo ci metteva 4 ore, 4 ore e mezzo, e oltretutto veniva da giù, sicché era sempre pieno, e mio babbo per farmi dormire mi prendeva, non so se ti ricordi i vecchi treni che avevano quelle ceste dove mettevi le valigie, Sì, ti certo, sì, l'ho ricordi? visto tante volte Trenitalia anni e anni fa, sì. Certo. E lui mi prendeva, mi buttava lì sopra e io dormivo sopra questa retina. Pensa Poi la te. domenica arrivavo a mezzanotte e mezza a Pisa, la domenica ripartivo alle 8 la sera e arrivavo la domenica sera alle 8. Questo per 8 mesi. Poi c'è stato un mese di doppiaggio, quello è stato un po' più leggero. Comunque io penso che, insomma, se mi mandassero in pensione me lo meriterei, che dici? Ma te lo meriteresti assolutamente. Però io mi chiedo, il doppiaggio sì, sarà stato leggero, però è anche un po' difficoltoso, penso. Io, ad esempio, mi è capitato, anch'io che nella vita voglio fare questo mestiere, mi è capitato una volta di dover ridoppiare da non doppiatore una scena che avevo girato, e non è semplicissimo, proprio anche per No, no, ritrovare no. l'emozione. Sì, infatti io non so, onestamente mi meraviglio di me come ho fatto a doppiarmi, perché a volte provo, no, a guardare i film anch'io, no, e vedo, e mi casca proprio l'occhio sul labiale magari dell'attore americano, no? Come Luca Ward, come si Sì, chiama? Quello che il doppia doppiatore, Luca Ward. Luca Ward, grandissimo, l'ammiro tantissimo perché è un forte. La sua voce, ragazzi, quando è nei film, però è difficile proprio dare brava. Hai detto bene te, quando piange, quando ride, quando prova amore, cioè non è semplice. Un conto è parlare così, un conto, cioè una persona che non conosci, guardare le labbra, e io ci sono riuscito. Manfredi uguale, la Lollo uguale, Franco e Ciccio uguale, Vittorio De Sica uguale, poi Lionel Stander, che era tedesco, Mangia fuoco. Mangiafuoco, lui è stato doppiato da un ragazzo livornese, Domenico Santoro, Lucignolo, era napoletano, anche lui è stato doppiato da un bambino livornese, Enzo Cannavale che faceva l'oste, Alla napoletano Gallastrella anche lui, bravo. rosso, sì. Anche lui è stato doppiato, capito? Cioè, mentre noi ci siamo doppiati per conto, io mi sono doppiato per me e così, non so. Caspita. Senti, ma mentre giravi, avresti pensato che tutto ciò avrebbe cambiato la tua vita?
No, non potevi, come fai, non ti potevi mai immaginare, cioè io personalmente non mi sarei mai immaginato che quello che stavo facendo contribuiva nel mio piccolo a rendere una cosa grandiosa, perché sì, è vero che Pinocchio è il coso principale, perché le avventure di Pinocchio. Però io non ero un attore, gli attori veri, grandi, che sapevano impersonare i veri attori, i veri personaggi, se ne è parlato prima, era Manfredi, Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, La Lollo, anche Domenico Santoro, anche lui che non era mai, non era un attore, non aveva mai fatto l'attore, era spontaneo, lucignolo. Sicché non pensavi a... Cioè, io quando ero lì pensavo, ecco, te l'ho detto, a divertirmi, per me era come giocare, avevo conosciuto, crescendo ho capito che ho avuto davvero una grande, 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 grande fortuna di aver avuto l'onore di fare questo film, diciamo, di aver conosciuto dei grandi attori. Stellari, secondo me, proprio. E noi italiani non riconosciamo tanto a questi nostri attori italiani. È verissimo, è verissimo. Concordo con ogni tua singola parola. È molto vero. E soprattutto quando mi hai parlato anche del fatto che la tua vita è cambiata da un giorno ad un altro perché ti sei ritrovato da bambino che giocava nei campi fino a tardi su un set in cui si lavorava dal lunedì al venerdì in varie ore diverse. Quindi lì per lì sicuramente questa cosa ti ha travolto, ti sei dovuto abituare. Ma invece, come ottava domanda, io ti chiedo, quando tutto questo è finito? Quanto ti è rimasto dentro di Pinocchio? È stato facile tornare alla normalità dopo la fine delle riprese? Ma io penso, sta domanda mi viene da lì. Io penso che se io se picchiavo la testa sarei tornato normale. Siccome non ho picchiato la testa, io, sono Andrea Balestri, com'ero nel film, oggi ho 57 anni, portati bene. Benissimo, certamente. No, 57 anni, penso di avere lo stesso carattere. Di essere sempre la solita persona, vivace, un po' comica, perché magari a volte faccio anche ridere le persone, così, sincera, leale, così. E Pinocchio, l'anima che lui, poverino, non può avere dentro, anche se ce l'ha, attenzione che questo Pinocchio ha un'anima, la condividiamo, capito? Che bello. Solo che lui non si muove, io mi posso muovere e sono così. Che Oggi bello. come oggi sono rimasto lo stesso, riportandomi alla fine delle riprese, ti dico la verità, un po' ero contento perché finalmente potevo tornare a giocare con i miei amici giù nei campi. Un po' mi dispiaceva perché avevo conosciuto, te lo ripeto, delle persone fantastiche. Un po' mi dispiaceva perché diciamo che un pochino era anche un po' al centro dell'attenzione, no? Me ne davano un po' vinte, sai? Certo. Diciamolo onestamente, no? Però ti posso dire questo: non mi sono mai montato la testa, non mi sono mai sentito qualcuno. Io ho sempre detto che ho avuto questa grande fortuna, appunto, di fare questa cosa, che il merito, se dopo 50 anni quasi, 49, la San Paolo Film vende più di 20.000 copie di DVD del film, il merito è di Comencini. Te mi devi dire un altro film italiano che dopo 50 anni vende 20.000 DVD all'anno. Questo All'anno. è un film veramente, è una serie, poi film generazionale che poi viene sempre scoperto perché a differenza magari di altri film che purtroppo non si riscoprono, Pinocchio è generazionale, quindi i bambini che ci sono cresciuti ai tempi lo fanno vedere ai propri figli, perché ai tempi lo vedevano i miei genitori, poi l'hanno fatto vedere a me, io lo farò vedere ai miei figli e via via via. Più che altro io mi chiedo anche quando te bambino ti sei rivisto per la prima volta in TV. Che emozione è stato? Oppure i tuoi amici a scuola cosa ti hanno detto quando ti hanno rivisto in questo film? Ah, senti, ti dico questo, quando aprile per Pasqua, mi ricordo, è stata data la prima puntata nel 1972, mi sembra l'8 di marzo, l'8 di aprile, non sono sicuro, però era Pasqua,
E io in casa avevo 10-15 persone, no? In casa mia a vedere la prima puntata. E quando magari la prima puntata, quando si vede me, c'era naturalmente quello del piano sopra, quello del piano sotto, quello che mi stava vicino, no? Perché prima si era più affiatati fra noi, fra di noi. Oggi è un po' più. E parlavano, io mi ricordo che questo mi è stato raccontato perché mi girava e mi diceva: sì, ti voglio sentire. E ci fu la signora del piano sotto e dice: ma come? Ma non, io, ma tanto non te lo ricordi, l'hai girata te quella scena. No, non me la ricordo, la voglio vedere, dicevo, che dici, no? Grande. Sicché è stata anche per me un'esperienza, è stata un, come posso dire, aiutami a trovare la parola, una novità, no? Perché. È stato, diciamo, una meteora anche che ti ha illuminato in un periodo in cui non conoscevi anche le stelle del cinema, cioè ti ha No, ma per me era una una novità, soddisfazione. capito? Perché io, Pinocchio, non è che l'ho girato dalla prima puntata alla sesta, capito? È ovvio perché poi Un giorno giravo con Gatto e Volpe, magari la settimana dopo giravo con la Lollo, poi giravo con. Ma sicché non ti rendi conto, no, di com'è quando è finito. sì. Quando poi lo vedi finito, stavo con l'occhio così, e guai a chi fiatava. Anche perché nel cinema, come dici te, non si gira in ordine cronologico, non c'è il montaggio mentre giri, perché te sei l'attore che fa Certo. ciò che dice il regista, quindi quando rivedi il tutto in ordine cronologico, col montaggio, la regia, la musica, è ovvio che è una cosa nuova. Quindi, caspita, che poi te, tra l'altro, anche nel corso della tua carriera hai continuato a omaggiarlo Pinocchio in teatro, scrivendo un libro. Io ricordo anche il cameo nel film Faccia di Picasso, dove interpreti un Pinocchio cresciuto, eh? Casca anche lui, lo so, vabbè, che Pinocchio lì, vabbè, Ciccherini mi ha detto di fare questa cosa qui, l'ho fatta per amicizia di Ciccherini e Paci, dai, però è vero, dai, cioè, io purtroppo mi sarebbe garbato che oltre io ci fosse stato anche altri Manfredi, Franco Franchi, avessero portato avanti questo film, no? Dei loro racconti, capisco che questi grandi attori avevano fatto centinaia di film, non è che si potevano magari fissare su un unico film, no? Non sarebbe stato nemmeno giusto. Io, visto, essendo da bambino, avendo fatto quel film, a parte poi ne ho fatti altre cose, però quello lì è stato quello che è riconosciuto a distanza di tanti anni. E io vedo che quando porto in giro lo spettacolo Pinocchio racconta Pinocchio, la gente sta con l'occhio così e ascolta quando racconto queste cose. Persone anziane l'ho viste venirmi a abbracciare e piangere, ti posso giurare. Aspetta, Venire una volta un uomo avrà avuto un signore una settantina d'anni, perché io ho finito lo spettacolo, scendo e saluto la gente, visto? Quello si può fare la foto, quello mi fa le domande. Questo qui mi viene vicino e mi dice: ti posso abbracciare? A voglia. E comincio a piangere. Cos'è successo? Ho pestato un piede, pensavo, no, no, mi ha fatto ricordare, mi hai commosso. Cioè, quando te vedi veramente, te lo giuro Paolo, la commozione, quando te vedi che riesci a commuovere con semplici parole e raccontando la tua esperienza, io dico, finché avrò vita, finché Dio mi dà la salute, mi garberebbe, mi piacerebbe continuare a raccontare la mia esperienza per omaggiare Luigi Comencini, Manfredi, Franco Franchi, Ciccio Gracia e tutto, ma non solo anche l'attore, ma anche chi stava dietro la cinepresa, i cameraman. gli Sei operatori. girato, sei girato, sei girato a 40 gradi sotto il sole, ti giuro, come si chiamava? A Santo Oreste. Se te, io ho delle foto a giro che vedi quello col carrello senza la mallettina e pantaloncini a spingere il carrello, cioè, ma anche queste persone qui hanno contribuito, capisci? Il Caspita. merito è diciamo che la stella è Comencini, perché è riuscito a amalgamare tutto insieme. E ti dico una cosa, guarda, ti dico una cosa perché questo l'ho sempre detto, e te ricordati, cioè, chiunque ci sta ascoltando, se andrà poi, Comencini ha rischiato tanto. Dici perché? Perché non ci scordiamo che Pinocchio nasce burattino, fino alla fine non diventa bambino. Comencini
Mincini ha rischiato all'inizio, dopo che è stato creato, lo fa diventare subito bambino. Tanti potrebbero dire: ma come? Nella favola è sempre bambino, burattino, questo lo fa diventare. Ha rischiato o no, Paolo? Ha rischiato tantissimo e però diciamo che questo rischio è stato una scelta vincente poi perché ha permesso ovviamente ha omaggiato allo stesso tempo il romanzo L'anima di Collodi, ma allo stesso tempo ha fatto vivere un bambino, il bambino Pinocchio, il bambino Andrea Balestri ed è stata una scommessa vinta perché quel bambino è rimasto nei cuori di tutti, è rimasto nei cuori anche di tutti quelli che ci stanno seguendo. Quindi, come dici te, Comencini è quello che tirava il carretto, ma in questo carretto c'erano tantissime personalità importanti che Certo, giustamente vanno certo. ricordate. Io mi auguro di poterti presto, quando la situazione tornerà alla normalità, di poter venirti a vedere in teatro. Mi piacerebbe tantissimo e poterti ascoltare, veramente di cuore. Purtroppo anche noi, guarda, dovevamo fare Pinocchio racconta Pinocchio qui vicino e ci hanno tagliato le gambe con questo coronavirus, con questo Covid-19 e a parte noi, diciamo. Io ho una compagnia dilettante, no? Di teatro insieme alla mia compagna Cecilia. Abbiamo creato nel 2011 questa compagnia, tutti dilettanti, no? E noi voglio dire, se non si va in teatro, non è che diciamo, il lavoro ci sa, si fa Certo. per passione, per divertimento. Ma tutti quelli che lo fanno per lavoro, Paolo, che hanno dietro 10-20 persone con le famiglie. Che campano sul personaggio, sull'attore, sul cantante. Ma come si fa? Eh sì, è una Come si fa? situazione tremenda, è una situazione È tremenda, eh. bruttissimo, è bruttissimo, è bruttissimo. E io capisco anche Conte che ha messo dei limiti, però io penso che forse se ci fosse stato, magari, non lo so, un teatro. Fai lasciare 2 metri invece che 1 metro, cioè ci fosse stata dell'attenzione. Diciamo, magari un po' di pane a casa tutti questi grandi l'avrebbero portato, no? Invece di dire via. Parole sante e speriamo che presto ci siano ci siano delle novità, che possa riaprire il cinema, il teatro, perché insomma la cultura non deve spegnersi, la cultura non deve Bravo. morire, quindi sono molto Sono d'accordo con te. d'accordissimo con te perché come non muore l'istruzione. Perché a scuola i bambini ci vanno, superiori, medie, tutti, non deve nemmeno mo morire la cultura. Ragazzi, Vero. l'Italia è un paese di cultura. L'Italia è un paese che ha la cultura, non so nemmeno io come, perché bisogna bloccare e diciamo, non andare avanti. Troviamo un modo ci può essere. In teatro invece di un seggiolino ne fai lasciare tre, invece di 300 persone ne fai 300. Eh sì. Però la cultura va diffusa, deve andare avanti, non la puoi bloccare così, anche perché poi la gente si stufa e Sì. succede quel che succede, l'hai visto? È vero, è vero. Sì. Senti, caro Vai Andrea, bene, Paolo. io ti vorrei chiedere come penultima domanda, visto che Pinocchio, comunque, dopo lo sceneggiato televisivo, è arrivato anche al cinema. Quindi io ti chiederei le ultime due versioni che sono arrivate, cioè quella di Benigni e quella di Garrone. Hai visto il film di Roberto Benigni e di Garrone e soprattutto ti sono piaciuti? Cioè, rivedere un altro Pinocchio, cosa te ne è parso? Posso mettere lui a dormire lì? Vai, Che magari è meglio. A noi non sente, stai buono lì. No, perché. Lui c'ha il suo lettino, capito? E lui a quest'ora dorme già, poverino. Allora, sta buono lì. Allora, guarda, mi ci metto di impegno su questa domanda da 1 milione di dollari. Io l'ho visto tutti e due. Allora, ti posso dire che secondo me, allora, per quanto riguarda quello di Benigni, ha sbagliato, secondo me, infatti poi si è visto i risultati perché ha fatto un buco nell'acqua fino a. Non può un uomo di 60 anni fare il bambino e poi con la vocetta gni, 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 antipatica risultava quella vocetta lì, antipatica. Benigni è un grande, è il nostro più grande attore, magari ha preso l'Oscar, la vita è bella, la vita è bella, io la porto alle stelle quel film lì, Johnny Stecchino, cioè Il mostro, Benigni. certo. Il mostro, ah, Benigni, bravo, hai detto bene, è un mostro del cinema italiano. È
È un qualcosa di particolare. Non, secondo me ha rischiato e ha toppato nel fare Pinocchio. Lui magari poteva, non lo so, sicché mi dispiace, ma non mi è piaciuto Pinocchio di Benigni. Ma no, perché per l'amor del cielo, è carino, filava liscio, no? Con la Briaschi che faceva la fatina, con quello Medoro, i topini, vabbè. Però è sbagliato lui, capito? Perché un uomo di 60 anni non può fare un bambino. È diverso. Diciamo che dopo l'Oscar gli è andato un po' alla testa la mania di protagonismo e si è messo nei panni di questo Pinocchio e che poi io adoro Benigni, eh. Cioè il film, come hai detto te, nonostante i suoi difetti, io lo rivedo sempre volentieri, sono sincero perché l'ho visto anche da bambino. Se ti dovessi dire che è brutto, non riuscirei a dirlo perché a me piace, ma riconosco che abbia dei difetti, quello è assolutamente vero, che questo. Certo, quello che ti volevo dire io, cioè come sceneggiatura, come colori, come ecco, era un po' felliniano, diciamo, no? Che poi, come se ricordiamo, Fellini avrebbe proprio voluto far interpretare a Roberto Benigni Pinocchio, cioè da anni, e quindi lui ha voluto Sì, portare. sì, te l'ho detto. L'unico non è che io apprezzo, cioè io adoro Benigni come attore, come persona, cioè a me quando c'è Benigni non posso dire, ma non è una leccaggine, è No, questo, ti dico certo, la verità. sei sincero, come lo sono stato Sono io, certo. sincero, però secondo me ha sbagliato nel voler fare il bambino. Ecco, Ok. magari poteva fare Mangiafoco, che ne so. No, no, Quello però. di Garrone, è un po' noir, diciamo, un po' tipo la sposa fantasma, no? È Se un te po', la diciamo, presente. un po' cupo, un po' dark, un po' Sì, scuro. bravo, Dark. A me mi ha spaventato quando ha fatto vedere la faccia del tonno mezzo uomo e mezzo orso. Ti giuro, sono rimasto male, no? Poi Pinocchio, cosa succede? La chiocciola, cioè, era troppo, voglio dire. Poi il bambino sempre, diciamo, tutto tinto così, cioè, non lo so, te cos'è che il Pinocchio Comencini è stato girato nel 71 senza effetti speciali, te l'ho detto prima, se Comencini voleva che in una scena ci fosse una nuvola, si stava lì con la telecamera un'ora, 2 ore, quando passava la nuvola si faceva la scena. Oggi come oggi lo sai da te, con gli Sì. effetti. E diciamo che quello di Garrone, nonostante lo ritengo un ottimo regista, però questa volta forse anche lui, non lo so, poi se no sembra parlo di parte, capito Paolo? Non mi esprimo mai su tutte e due, dico diciamo che secondo me ora lo fanno anche in America, Pinocchio, ti posso dire che chiunque tenti fa Pinocchio ci batte il naso, perché quello dei Comencini secondo me rimarrà sempre nel cuore. Magari lo faranno più elaborato, lo faranno meglio, ma quello di Comencini era più vero. La povertà si vede nelle persone, vedi la miseria, vedi, cioè, capito? Cioè, boh, Certo, vabbè, io ti questo è dico, quello che penso. ma te fai benissimo a dire la tua, su quello di Benigni ci troviamo d'accordo su molte cose, invece Garrone, che è uno dei miei registi preferiti, a me ha sorpreso molto invece con Pinocchio, è molto diverso da quello che avete fatto voi, però è proprio questo cambiamento, il non voler fare magari una copia carbone, che mi ha convinto. Io l'ho trovato bellissimo il film di Garrone, però riconosco che possa non piacere per questo aspetto cupo, quasi da film di Tim Burton, mi verrebbe da dire. Bravo. Questo modello. Aspetta Paolo, io non ho detto che non mi è piaciuto, attenzione, Certo. ho detto che secondo me hai detto bene, tipo Tim Burton. Io, per esempio, La sposa cadavere a me non mi piace, ma no perché di Tim Burton, cioè quei film noir, io non mi piace, forse perché proprio il genere di film noir non è che ci tiro tanto, e quello di Garrone era un po' più, come hai detto te, noir tipo Tim Burton. Ma non è che non mi è piaciuto, riconosco che ha fatto un capolavoro di film, perché voglio dire, è riuscito con la tecnologia a mettere su un Pinocchio, diciamo 2020, Certo. quasi fantascientifico, no? Perché la balena, cioè, la balena con tutti i pezzi di ciccia, il sangue fra i denti, cioè un po', magari un po' mi ha spaventato, ecco, però
capisco che è vero, la balena quando mangia qualcosa gli rimane, oppure cioè, su questo Assolutamente. sono d'accordo con te, però te l'ho No, detto, ma forse infatti perché proprio. fai benissimo a dire la tua, cioè alla fine quando uno parla secondo me con educazione e rispetto fa benissimo a dire ciò che di un film apprezza e ciò che di un film non apprezza. Questa volta sicuramente avrai apprezzato di più Benigni nel ruolo di Geppetto, che più calzava a pennello, diciamo, questa volta almeno. Allora, siamo giunti, caro mio, all'ultima domanda, purtroppo. Continuerei davvero tantissimo a parlare con te, ma siamo giunti alla decima domanda e io ti chiedo, cosa fa oggi Pinocchio? Hai qualche progetto in cantiere? Allora, diciamo, come ti ho detto, c'è una compagnia di teatro dilettanti insieme a Cecilia, la mia compagna. Abbiamo creato nel 2011 questa compagnia. Ci hanno tagliato le gambe perché il 4 d'aprile si doveva andare in scena con la nuova commedia Voglia di Plutarco. Nel 2011 abbiamo buttato fuori Mia moglie è una santa, è stata replicata 28 volte, l'abbiamo portata a Genova, abbiamo portata a Roma, a Firenze, insomma, un pochino a giro così. Poi dopo Mia moglie è una santa abbiamo fatto Il Signore Servito. E ora stavamo portando in scena Voglia di Plutarco, dove io e un'altra persona ci esibiamo, cioè nella seconda parte, travestiti da donna. Sicché, insomma, un po' la parte. Però è facile. Allora, noi, le nostre commedie devono far ridere, perché la gente paga un biglietto e deve venire 2 ore a sganasciarsi dal ridere e lasciare i pensieri fuori, le brutte cose fuori dal teatro. Vieni lì, ti metti seduto, ci guardi, ridi. E ti devi divertire, sicché io sono per fare le commedie comiche e divertenti. Questo Bravissimo. per quanto riguarda quello. Poi c'ho il mio spettacolo Pinocchio racconta Pinocchio. Fai conto che l'ho portata a giro in tutta Italia, siamo stati persino vicino a Potenza, dovevamo andare a Bari, invece per colpa del coronavirus ci hanno tagliato le gambe anche lì. Bellissimo perché abbiamo questo spettacolo dove io racconto come sto raccontando a te, però abbiamo delle immagini, Certo. canto, abbiamo dei cantanti, abbiamo delle immagini in bianco e nero del tempo, vabbè, bellissimo cos'altro. Avevamo fatto 2 serie per le TV locali nostre qui della Toscana, Canale 50 e Telegranducato, abbiamo fatto In cucina con Pinocchio. Allora, l'hai visto? Mi ricordo che tu pubblicasti su Facebook, ma ti parlo di tempo fa, mi ricordo la promo, forse anche una puntata. Sì, certo che l'ho visto. Su. Praticamente abbiamo fatto 2 serie, ogni serie da 5, di 5 puntate. Dovevamo partire anche lì con la terza serie, ma coronavirus ci ha tagliato le gambe. E partiremo, però, perché ci è stato richiesto proprio di fare la terza serie, perché diciamo è comicità e cucina. Praticamente Certo. con la spalla mia. Andiamo a cercare degli ingredienti, ci capita sempre qualcosa di comico. Anche lì ho messo nel mezzo la compagnia, cioè la mia compagnia, non vado a pigliare attori in qua e là, è la mia compagnia con me che ci divertiamo a fare queste cose qui, ecco. E Capito. poi lavoro normalmente presso la mia azienda. Grande. Perfetto. Ho Cioè, tutto, sai a cosa pensavo? Quanto sarebbe stato bello, mi sarebbe molto piaciuto anche o nel film di Benigni o nel film di Garrone poterti rivedere, anche per omaggiare quel che è stato. Sarebbe stato bello che tu avessi avuto magari anche un piccolo ruolo, però io ti avrei rivisto volentieri. Poteva essere un bell'omaggio anche a Comencini e a quel che è stato il suo Pinocchio. vedi Paolo, quello che c'è di brutto è che noi italiani non sappiamo o non abbiamo avuto, diciamo, come si dice? Vedi cosa vuol dire quando non ti viene la parola? La concezione, cioè in America a Rocky gli hanno fatto una statua, no? Non abbiamo la concessione, come cavolo si dice, va bene, di saper apprezzare. Io la domenica mattina mi sembra c'era qualcosa su Ugo Tognazzi, domenica o sabato? Domenica mi sembra, o sabato, e praticamente hanno intervistato i loro figlioli. Era dedicata a Ugo Tognazzi, Sì.
io, ragazzi, sono stato 2 ore lì a guardarlo. Perché? Perché avevamo degli attori stupendi e noi italiani non abbiamo saputo portarli in alto come meritano. Come Valorizzarli. valorizzarli, bravissimo, ce li siamo dimenticati, Ugo Tognazzi, Manfredi, Sì, è verissimo. Gassman, cioè, abbiamo Franco Franchi, Ciccio Ungassia, cioè abbiamo avuto. Anche proprio i registi, io noto, parlando anche con ragazzi della mia generazione, a parte Rari Casi, se io chiedo di Scola, di Dino Risi, di Monicelli, non li Bravo, conosce bravo, nessuno bravo, ed è un cioè, dispiacere. Sì. oggi se uno per modo di dire fa un film, la volta dopo è già regista. Sì. Oggi in Italia usa così, capito? Sì, è verissimo. Un grande regista come i nomi che hai fatto te e non esistono più, Sì, Paolo. concordo alla grande. Ci Mannaggia. sono sicuramente anche oggi dei grandi registi, però anche la commedia all'italiana di un tempo, oggi, a parte rarissimi casi, non c'è più. Non c'è proprio più. Si spera in un futuro dove i giovani possano avvicinarsi all'arte sin dall'inizio, perché veramente si perdono tanto, anche i ragazzi della mia età, proprio non conoscendo dei grandi film. Detto questo, carissimo Andrea, io vedo che dalla chat sono arrivati tanti ringraziamenti. C'è il mio amico Cinefatti86, che ringrazio anche per la donazione, non doveva assolutamente, che scrive: che emozione. Ti dice Andrea, Mi devo mettere gli occhiali, Paolino. grazie Vai. per essere stato parte fondamentale della mia infanzia, della mia Eccola. crescita, e per far lo stesso sicuramente anche per i miei figli. Quindi grazie amico mio Danilo, un mio carissimo amico che ha voluto donare anche per il canale, quindi grazie infinite, davvero. E poi ci sono anche altri commenti. SBSS ci dice se oltre al Pinocchio che avete girato ci sono state delle scene tagliate nel montaggio finale, che tu ricordi. Allora, che mi ricordo, esistono contenuti di questa scena tagliata al montaggio finale. Allora, rispondo a Sebi SS. No, diciamo che nella versione di 6 ore non è stato tagliato niente. Nella versione cinematografica, purtroppo, tante scene sono tagliate. Sicché consiglio a chi volesse, diciamo, comprare il DVD, di comprare, anche se magari costa un po' di più. Ma ci sono delle scene tipo il serpente lungo la strada che trova Pinocchio, l'asinello, cioè ci sono delle scene Sono tagliate, infatti dura, mi sembra. 3 ore di scene tagliate. 3 ore, quindi. Tantissimo. E poi c'è, vedo, prima di chiudere, Dandy98, Vedo. un altro mio carissimo amico che dice: ciao Paolone, ci tengo a ringraziare Andrea Balestri per avermi cresciuto grazie al suo splendido personaggio. Da bambino era un appuntamento fisso continuare a guardare lo sceneggiato. Lo adoravo. Mamma mia. Ma Ringrazio Andri di Cinema 98, guarda là, ringrazio io. Alessio Bondavalli, io mi ricordo che quando in quinta elementare scoprii che Manfredi era appena morto, grande Manfredi, ci rimasi davvero male, pur avendolo visto soltanto nelle avventure di Pinocchio. Alessio, allora, facci questo regalo. Va benissimo conoscere Manfredi per le avventure di Pinocchio, ma recuperati i suoi film, perché parliamo di pietre della storia del cinema. Li devi veramente vedere e È ci ringraziare. vero, è vero. Li È devi vero, vedere. Paolo. Mamma mia, È ma poi. vero. Io ogni tanto sul canale 34 danno i film vecchi, no? Sì, Cine34. Sicché sì, Tele 34. Io la mattina quando ero a casa li guardavo perché veramente c'è dei film che uno magari non ha mai visto oppure ha visto. Io, per esempio, quando c'è o Manfredi o Tognazzi, per esempio, domenica con insieme a Cecilia abbiamo guardato Il Vizietto, no? Con Ugo Caspita, Tognazzi, porca miseria, sto cercando il vizietto 2 e 3 e non mi riesci a trovarlo. Cioè, perché fa una parte Ugo Tognazzi lì, ragazzi, anche quell'attore francese, cioè una cosa spettacolare. erano dei film che sono rimasti iconici, che non moriranno mai e che purtroppo in tanti devono rispolverare. Ma guarda anche qua, addirittura Andrea Caricati dice: Paolo, puoi dire ad Andrea che il suo Pinocchio di Comencini, come tutti i suoi film, è molto famoso tra gli austriaci che hanno imparato l'italiano? Grazie, quindi pensa te. Andrea, ti ringrazio, spero che continuerai a guardare il film di Pinocchio per imparare meglio l'italiano.
Ancora meglio. E poi direi che anche Jack Barton che dice: non ho domande da fare, ma volevo dire che è stata una vera emozione, grande gioia sentir parlare Andrea, sentirlo, ascoltarlo della sua esperienza nelle riprese dello splendido sceneggiato. Grazie. Quindi, Ringraziamo Jack Barton di averci seguito. e che E vabbè, si potrebbe stare qui tutta la notte, caro Paolo, a raccontare le cose. poi un altro ti ha chiesto, Purtroppo. saluto anche i miei genitori in chat, che mia mamma ad esempio dice: che emozione risentire la voce di Pinocchio e rivedere il burattino di legno. Grazie Paolo e bravo Andrea. Quindi anche mia mamma. Grazie signora Silvia, ringrazio la signora Silvia e E che dire, caro Andrea, siamo giunti alla fine di questa galoppata di 1 ora e 10 e ti voglio dire grazie perché mi sono divertito tanto, ho è imparato da te. volato il tempo, È eh? volato veramente. Intanto vedo arrivare l'ultima domanda, leggiamo questa e poi chiudiamo. Sempre da Andri Cinema dice: io da bambino ero indeciso tra il riguardarmi il film di Benigni o l'opera con Andrea. Nel dubbio mi sparavo entrambi e mi chiedevo: ma perché Pinocchio in un film è un bambino e nell'altro no? Abbiamo già risposto a questa cosa. Quindi, se poi ti guardi l'intervista dall'inizio, vedrai che abbiamo detto anche la nostra sul Pinocchio di Benigni che interpreta da adulto un bambino. E poi c'è chi ti dice che ti ricorda con piacere anche in faccia di Picasso, anche a questo abbiamo risposto, un cameo con Ceccherini e Paci. Quindi che dire, Andrea, hai deliziato tutti noi e questa puntata ovviamente ricordo che resterà per chi non l'avesse vista in diretta, reperibile. Quindi voi in chat condividetela, consigliatela, fatela vedere perché potrete imparare tanto dagli aneddoti di Andrea. Quindi, che dire, Andrea, ti mando un abbraccione, ti ringrazio per essere stato qui e saluto anche Pinocchio che hai messo a letto. Lui sì, lui a quest'ora va a letto, che cazzo, poverino. Niente, Paolo, io ti ringrazio di avermi dato l'opportunità di raccontare, perché quando io parto sono come un vulcano, ti giuro. E infatti quando faccio lo spettacolo Pinocchio racconta Pinocchio, mi chiedono: ma quanto dura questo spettacolo? No, e io gli dico: ma dipende dal pubblico, no? Perché se io vedo il pubblico che mi sta lì e mi guarda, io di cose ne ho di raccontare, mi garba raccontarle anche bene, capito? Sicché se invece vedo il pubblico magari si annoia, cerco sempre di una domanda di stringerla, no? E poi, cioè, Però, vedi cioè, Andrea, te a dirmi così wow! ora mi fai venire voglia di ascoltarti ancora. Non me lo devi dire che hai tanti aneddoti, perché io se no non ti lascerei più andare via. Cioè, veramente. Lo so. Facciamo una seconda puntata, che ti devo Ma dire? molto volentieri, se ti fa piacere, la organizziamo davvero perché ci tengo. Magari una puntata anche senza domande scritte da me, proprio botta e risposta dove parliamo Certo. Magari facciamo fare le domande a al chi si pubblico. connette con te e facciamo così. Cioè, te l'ho detto, Paolo, io quando parlo della mia esperienza, parlo col cuore, capito? Cioè, perché, primo perché purtroppo con dispiacere chi mi è stato accanto, chi ha vissuto con me quell'esperienza, non c'è più. Eh sì. Fortunatamente c'è, vabbè, c'è Lucigno, c'è la Lollobrigida, che è dura lei, eh. Vabbè, no, scherzo. Certo. E sicché, voglio dire, io te l'ho detto, c'è una domanda, chi è che ha No, scritto? Angelo Vedo. Muniz, grazie Paolo per aver portato un personaggio importantissimo della nostra infanzia e un saluto al grande Andrea. Ma poi qui c'è veramente, ne arrivano, più parli e più ne arrivano, quindi gente che si emoziona. Ringrazio Andrea Caricati, grazie del messaggio. E ti dicevo, quando io inizio a parlare, mi garberebbe, capito, stare a raccontare, perché al prossimo, grazie Paolo, grazie Andrea, Silvano da Savona. Ciao Silvano, l'ho letto prima io, Paolo. E mi fa piacere, capito? A me proprio mi fa piacere raccontare queste cose. Perché secondo me, finché avrò fiato, ti giuro, finché avrò fiato, e Dio me ne voglia se me lo dà, Ma certo, ma io secondo lo te, racconterò. ma Anche fai bene. quando sarò sul letto d'ospedale, ragazzi, mi dovete dire, chiedermi le cose, io ve le dico, con Grazie. l'ultimo respiro. Grande, veramente. Grazie di Yes. tutto.
io ti ringrazio ancora perché tutti ti hanno fatto i complimenti, ma ti devo dire grazie io per avermi cresciuto con Pinocchio e per tutte le emozioni che mi hai regalato. Io ti auguro una splendida buona serata, una splendida continuazione e ci risentiamo però in privato perché se ti sei divertito anche te come mi stai facendo capire, sappi che se ti farà piacere qualche altra chiacchierata con il pubblico potremo farla. E Quando vuoi, Paolo. magari per la prossima puntata potremmo preparare anche delle foto da mostrare, perché con la musica non si può, ma con le foto sì, quelle si potrebbero Guarda mostrare. laggiù quante ce n'è, Lì ce ne vedi? sono tante, lì sarebbero proprio da spulciare per bene, quindi caspita, mamma mia, guarda là, guarda là. Vabbè, casa tua è come se fosse un museo, vedo lì Manfredi nella foto con te, proprio di scena, che in alto, che Allora, bello. questo quello è il mio babbo con Comencini e Manfredi. Sera lì lo vedi? Ora io aspetta perché se... ecco, aspetta, ecco, lo vedi? C'è Comencini, Manfredi, mio babbo e io. Che Lì bello. sera praticamente a Collodi, e anche lì praticamente davano, fummo invitati dal parco di Pinocchio. Dove sono E stato? davano praticamente una statuetta di Pinocchio a tutti. A me mi dettero una medaglietta e io lì mi arrabbiai e dissi: no, anch'io voglio la statuetta. Presi il filo e venni via. Questo mi è stato raccontato. E guarda, ti porto a fare un giro così velocemente. Grazie, grazie. Solo vediamo se mi riesce a mandare di là. No, non mi riesce a mandarla di là. Vabbè. Meglio, meglio lo fai vedere così, se no magari si interrompe tutto. Comunque, sì, comunque vediamo bene, vediamo bene. Guarda là proprio le foto. Che bellezza, mamma mia, che bello! Guarda, qui Comencini mi spiegava la scena, vedi? Qui Che bello, mamma mia. ogni tanto mi facevano riascoltare quello che registravamo. Certo, guarda là. Questa è la scena che ti dicevo prima. Sulla bocca della balena lì siete, quella sulla bocca della balena, giusto? Ok. Questo è stato il mio primo shock. Alla fontanina e poi scappavi, a prendere il formaggio al pescatore. Ti faccio vedere anche questa. Io Ma grande, grande, che bellezza. un'altra volta con Comencini che mi spiegava la scena. Qui una pausa con Manfredi, vedi? bello, che Allora, bellezza. qua ti dico questo: Manfredi, qui invece siamo in teatro, Ok. in Sicilia. Questa era la mia compagnia che si girava. Vabbè, qui c'è tutti i voti. Qui è la prima scena, il primo shock. Guarda là, questi sono reperti veramente meravigliosi di quel tempo. Qui fu la prima volta che io vidi Comencini, non so se si vede Sì, questa foto. si vede assolutamente, si vede. Sì. Non so Guarda là. come si vede perché la sto prendendo così. Vabbè, questo è Torino Nera, altri film che ho fatto. Vabbè, Torino ti Nero era quello con dicevo. Bud Spencer, vero? O Sì, no? dopo Pinocchio poi vabbè, ho fatto altri tre film. Vabbè. Che pensa che Manfredi durante la pausa, ti racconto questo aneddoto, poi basta, si chiude, se no ci arrestano. Durante la pausa io stavo sempre a mangiare, finché mi portarono un panino col formaggio. Cominci e Manfredi in quella scena, in quella foto lì che ti ho fatto vedere, era lì che aspettavamo di girare. Finché a un certo punto mi guarda e mi fa: ma come fai a mangiare con questo puzzo di vacca? Perché praticamente sotto le case ci tenevano le mucche, le pecore, questa roba qui, no? E mi fece questa battuta, io continuai a mangiare imperterrito ugualmente, così. Un po' come Poi le qui pepe, un po' come le abbiamo una pere. serie di pinocchietti, vedi? Bello, che bello, mamma mia. Quello è il libro che avevo scritto, non so se si vede. Si vede assolutamente. Devo... Ho fatto le bottiglie di vino di Pinocchio. Che Questo è un po' bello. di premio. Vabbè. Va bene, Paolo. Ti ho fatto vedere Andrea, troppo. Via. Andrea, mantieni i ricordi per la prossima puntata che ne parleremo ancora, va bene carissimo? Va benissimo, Paolo. Ti ringrazio quanto è durato? 2 ore? Un'ora e un Aspetta. quarto, intanto ti salutano dalla Francia, ciao Andrea, un grande abbraccio dalla Francia, Ciao Francia, ciao. ciao e poi c'è Paolo. Ryan che ti chiede, mi saluti? Salutiamo Ryan e poi chiudiamo. Ryan, ti saluto, ciao, buona serata, anche se si è Ok. fatto già tardi. Allora, detto questo, ragazzi, grazie di cuore per essere stati qua.
niente, noi ci vediamo molto presto. Andrea, tante care cose e rimani sempre il Pinocchio che sei, mi raccomando. Finché va, fa avventura. Ti ringrazio Paolino, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito e allegria, e ce la faremo. Ce la faremo, questo Covid lo vinceremo. Esatto, uniti. Alla grande. Ciao.